Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Come a dire? Parte che non dappertutto, se lei per esempio certo, se ho la mia banca per puro caso lì accanto, capito, ma se non ce l'ho... Secondo quale principio tutte queste commissioni invece devono essere a carico ma delle esercenze? Ma fate il credito no, allora il tema non può essere il credito d'imposta. La mia libertà è sicuramente condizionata. Ma quanto siete bravi, ma com'è che non vi hanno votato se siete così bravi? Ma lascia stare. Ma una cosa incredibile. Ma stai sul merito, basta, un credito d'imposta. Non mi pare che siamo usciti no, insieme, insomma la domanda era perché non avete pensato anche a me, questo era il punto, perché è evidente che io avrò un problema in più. No, il punto, e come me tutti il punto quelli è che andranno noi ci a comprare. Pensiamo esattamente perché lei che va a prelevare al bancomat può essere la stessa persona che fa l'esercente, okay? Non è detto che uno deve andare a discapito dell'altro, e quindi è una scelta. La scelta, appunto, la scelta è favorire l'esercente. Quindi la norma no, si possa rimarrà quella che è? La scelta è, abbiamo già risposto 100 volte, non ho bisogno che lei me lo richieda. Quindi? La scelta è molto chiara. Pagano o non si pagano quelle commissioni? Si pagano. Chi le paga solo l'esercente. L'esercente fino a una certa cifra per noi può scegliere di non volerle più pagare, esattamente e come il cliente può non scegliere c'è di andare da un'altra parte. Privando le persone della libertà di pagare come cavolo hanno voglia. Voi ci avete privato della libertà di andare e mi permetto a fare adesso mi permetto di rispondere io alla domanda a cui lei non vuole rispondere. La cambierete perché è una sciocchezza e ve ne siete accorti. E quella norma sarà cambiata. Quale norma sarà cambiata? La notizia mi dia la notizia. Vogliamo scommettere? La norma guardi, non sul c'è posto la notizia sarà perché cambiata. La Meloni ha detto esattamente due settimane no, fa che se si potesse se si dovesse abbassare o alzare non eravamo così rigidi. L'ha detto due settimane fa. Quindi non è notizia, non è una notizia. Quindi si abbasserà a 30 euro? Ma per noi andrebbe eliminata. Per noi andrebbe eliminata. Per voi, non per noi. Ho capito, abbia pazienza. Mi lasci parlare, che magari una volta è anche d'accordo. Se volete, aiutare veramente i commercianti, fate il credito d'imposta del 100% che era già previsto da luglio 2021 a giugno 2022. Lo si può prorogare, non costa nemmeno tantissimo. Grazie con quel consiglio. Credito d'imposta, prego, ci mancherebbe. Con quel credito d'imposta i commercianti sotto i 400.000 euro non pagano, si rifanno sul fisco dei crediti, dei costi e delle commissioni. Com'è che non l'avete fatto? L'abbiamo fatto. Onorevole Colosimo, evidentemente non l'abbiamo fatto. Se no, l'avremmo mantenuto. Siccome voi preferite prendere in giro i commercianti, perché è una presa in giro per i commercianti, perché poi finirà veramente che la gente va o a fare il commercio online o da qualche altra parte dove i post li accettano. Voi prendete in giro i commercianti con una norma che sarete costretti a cambiare, perché è una sciocchezza. Con un credito d'imposta aiutereste concretamente i piccoli commercianti per i costi, che peraltro sono in diminuzione da anni, sono inferiori rispetto a tutto. E che però esistono, quindi il tema c'è ma ed esiste. Ma io trovo ragionevole aiutare i piccoli, ma aiutiamoli veramente, non a chiacchiere. Ci sarebbe un altro modo, dice il senatore Misia. Scusate, ho perso quella suggestione che ci diceva e ci dava Gentiloni, il quale diceva, attenzione, ci potranno anche essere delle modifiche rispetto agli accordi sul PNRR e non sulle riforme. Questione concorrenza, a che punto siamo, onorevole Colosimo? Ma guardi, se qualcuno avesse la bacchetta magica l'avremmo già volentieri fatto. Detto questo, segnalo che in 7 settimane abbiamo fatto esattamente entro il 31 dicembre abbiamo già portato il decreto ministeri, su cui anche lì abbiamo visto uno show, perché merito non può più funzionare in Italia, è vietato utilizzare la parola merito, lo dico soprattutto ai miei coetanei che magari si vogliono affermare per merito in Italia, non è più possibile, con noi lo sarà, mi dispiace. Ci stiamo occupando del bilancio, dobbiamo occuparci del decreti quater, abbiamo in queste ore in discussione alla Camera il DL Nato e Calabria, quindi nel senso non mi pare che stiamo propriamente in attesa degli eventi. Stiamo facendo tutto quello che c'è da fare con la nostra tempistica, una tempistica che però tenga conto delle priorità che il nostro governo e non quello di chi ci sarebbe voluto stare ha deciso, e quindi è evidente che quella è una delle priorità. Quando abbiamo chiuso le partite che da qui al 31 di dicembre vanno chiuse, ci occuperemo di tutto quanto Alessio, che succede? Arrivo anche